a tutti, intanto grazie per essere venuti. Il filo rosso, secondo me, di quello che diranno loro, io lo semplifico, è di fare la banca per voi, non so come dire, è di fare la banca per i cittadini italiani come voi, che vivono la rete, le relazioni sociali, le tecnologie, anche quindi le relazioni con le istituzioni, con le aziende, in un certo modo, no? E quindi siete il paradigma perfetto per loro, ed è il motivo per cui poi siamo qui, per proprio siete le persone più importanti con cui secondo me loro devono parlare in questa fase. Voi, io vi dico l'impressione che ho, siete dei portatori di valore, siete dei portatori di contenuto su temi verticali che poi, come tutte le cose, non possono essere circoscritti solo a quello di cui si parla. Però certamente siete delle persone che rispetto all'impresa che io rappresento possono avere un ruolo determinante. Nel nostro caso il ruolo diventa strategico perché, siccome non ci siamo, possiamo essere come la gente vorrebbe che fossimo. La cosa che dal mio punto di vista è più nuova è il ruolo della comunità, quello che la comunità può rappresentare, la forza del tono di voce delle diverse famiglie che vengono aggregate e la straordinaria capacità che può essere prodotta per l'impresa per raccogliere intuizioni, commenti, suggerimenti. La prima cosa che noi abbiamo fatto è, quando io ho presentato il progetto in consiglio di amministrazione, ho detto: per quanto riguarda il nome, non lo decidiamo noi. Se questa banca deve essere figlia del mercato, raramente ho conosciuto dei genitori che si sono affidati a delle società di comunicazione per decidere il nome dei propri figli. Quindi il nome lo decide il mercato. Qui si invertono un po' i ruoli. Io vorrei essere tra un anno ingaggiato rispetto alle tante cose che già stiamo leggendo e dire: bene, siamo partiti con questo modello, ma dove siamo? Oltre al nome, che cosa c'è? Pensate che noi abbiamo approvato uno statuto di Widiba che prevede che ci sarà anche un board fatto dalle persone che all'interno della rete avranno ricevuto e saranno accreditate come delle persone che possono rappresentare una comunità per coinvolgere l'azienda in un processo che è un processo innanzitutto bottom-up prima di essere top-down. Io la palla la do a voi e la do veramente molto volentieri. La do volentieri perché avete la possibilità di ribaltare un processo di costruzione seguendo delle logiche che io trovo molto appassionanti, interessanti anche dal punto di vista manageriale.